Grazie Presidente, ci troviamo oggi a discutere una delibera importante, un provvedimento, un futuro provvedimento che sicuramente potrebbe cambiare il volto della nostra città, che è stato oggetto sicuramente di ampia discussione, di ampia trattazione anche sui media e perché no anche di qualche polemica. Intanto vorrei un attimino fare un discorso di metodo e schiarire un pochino il campo da quello che andiamo a discutere e mi auguro a votare oggi. Con la delibera di oggi non viene introdotta la congestion charge a Roma, ma si avvia un percorso di studio, di approfondimento, di riflessione, di condivisione con tutti gli stakeholder della città che potrebbe portare da qui a 2 anni all'introduzione di questa importante e significativa misura. Lo dico perché, appunto, chiaramente su questi temi che sono molto spinosi, che chiaramente fanno molta presa sui cittadini, spesso, è facile affrontarli con superficialità e mistificare un pochino quella che è la realtà. Con questo atto noi diamo mandato agli uffici, al Dipartimento Mobilità e a Roma Servizi, per la mobilità di fare appunto questo studio. A questo punto direte voi a che serve una delibera di indirizzo, perché chiaramente è un tema talmente complesso, talmente vasto, che richiederà anche solamente per farla studiare un numero di risorse umane importanti, che chiaramente è bene che ci sia una indicazione chiara della politica da questo punto di vista. Però non è che andiamo categoricamente a dire il 1 gennaio 2020 o 2021 accadrà questo, ma diciamo, avviamo un percorso che, data la complessità della misura che si vuole introdurre, comunque durerà non meno di un anno e mezzo, perché vanno fatti dei rilievi di traffico, perché vanno fatti dei sondaggi sugli spostamenti, sulle matrici di origine e destinazione, va fatta una ricognizione del trasporto pubblico, un censimento dei mezzi di trasporto e così via. Quindi chiaramente è un lavoro enorme che porta via non meno di 12-18 mesi. L'obiettivo chiaramente è fare questo lavoro propedeutico, perché poi, qualora si volesse introdurre la misura, chiaramente siamo tutti pronti. Quindi, diciamo, questo come metodo mi auguro di essere stato abbastanza chiaro. Se non lo sono stato, avrò sicuramente occasione di tornarci. Ma non è un provvedimento che dice il 1 gennaio 2021 accade questo, anche perché chiaramente il mondo si evolve, il mondo cambia. Mentre noi discutiamo questa delibera, magari tra 6 mesi ci sono delle tecnologie diverse. Quindi, è bene che si faccia un percorso di approfondimento e di studio per arrivare eventualmente a quando si vorrà azionare questa misura, questo meccanismo, ad essere nelle condizioni di poterlo fare. Questo come metodo. Entrando poi nel merito del provvedimento, le congestion charge, perdonatemi l'inglesismo, ma è facile cadere trattandosi di questo argomento, comunque diciamo così, i pedaggi, anche se pedaggi non è correttissimo perché sembra un termine più autostradale che cittadino, comunque delle zone dove il flusso dei veicoli privati è fortemente limitato e disincentivato, sono ormai diffuse in tante città, in tante capitali del mondo, penso a Londra, penso a Stoccolma, penso a Milano, penso a Singapore e tante altre. Non è una misura restrittiva, non è una misura che penalizza i poveri e favorisce i ricchi, ma in realtà è esattamente il contrario. La prima obiezione che si riceve quando si parla di congestion charge è la classica: e vabbè, allora prima fate funzionare i mezzi pubblici e poi mettete la congestion charge. A tale scopo, io cito uno dei miei tanti episodi quotidiani, come sapete. Mi piace e mi sposto quasi quotidianamente con i mezzi pubblici. Qualche giorno fa, tornando verso casa dal Dipartimento Mobilità in via Capitan Bavastro, zona circonvallazione Ostiense, ora di punta, quindi diciamo più o meno erano le 19, insomma era anche una giornata abbastanza per fortuna leggera, mi reco in fermata, vado ad aspettare il 792 per andare verso San Giovanni, dove poi di solito vado a prendere la metro C. Il 792 passa subito. L'app mi dava un passaggio successivo dopo 15 minuti, quindi comunque insomma bene o male il servizio stava funzionando, però ho impiegato mezz'ora per fare da circonvallazione Ostiense, incrocio con Cristoforo Colombo, a San Giovanni. Non per colpa di ATAC, perché bene o male il servizio c'era, ma chiaramente perché c'era un muro letteralmente di automobili da Cristoforo Colombo passando per Caracalla e così via, soprattutto in quel punto, perché poi il 792, per chi conosce la linea, a via Ambaradana, una corsia preferenziale, e poi
altro tratto fortemente congestionato a San Giovanni. Quindi questo per dire cosa? Che chiaramente il servizio di trasporto pubblico non può funzionare da nessuna parte se contemporaneamente, contestualmente, se mentre lavoro per ampliare l'offerta di trasporto pubblico non metto in campo anche degli strumenti per ridurre la congestione stradale. L'episodio che a me è accaduto, se ci fossero state meno automobili, anziché mezz'ora avrei impiegato magari 15 minuti, ma oltre ai miei 15 minuti risparmiati, l'azienda di trasporto pubblico avrebbe potuto lavorare meglio, avrebbe fatto più corse in quel lasso di tempo, avrebbe speso meno manutenzione, perché l'autobus chiaramente più va piano e più mi costa di manutenzione, avrebbe speso meno di carburante per lo stesso identico motivo, lo stesso autista avrebbe lavorato meglio e avrebbe reso di più, perché l'autista, per quanto possiamo lavorare sull'orario di lavoro, ma chiaramente sempre quelle 6-7 ore fa, se l'autobus sta fermo nel traffico, se l'autobus nel frattempo viaggia, chiaramente anche la qualità del suo lavoro cambia profondamente. Quindi appunto questo era per rispondere, diciamo, alla prima obiezione che spesso viene fatta quando si tratta di introdurre queste misure. Chiaramente anche qui, come ho sempre ribadito più volte, nessuno dice che oggi siamo nella condizione ideale, ne siamo perfettamente consapevoli e non a caso abbiamo messo in campo tutta una serie di azioni per migliorare l'offerta di trasporto pubblico, sia nel breve e medio periodo, pensiamo alle corsie preferenziali che abbiamo realizzato o che stiamo realizzando, pensiamo ai nuovi autobus che arriveranno il prossimo anno, mentre per guardare le cose un pochino più in prospettiva pensiamo ai prolungamenti tranviari che abbiamo impostato, molti sono contenuti nel PUMS e molti li porteremo al Ministero entro la fine di quest'anno per partecipare ai bandi del Ministero che sono stati predisposti proprio per le città che hanno preparato un PUMS, un piano urbano della mobilità sostenibile. Roma in Italia è stato uno dei comuni più avanti da questo punto di vista. Quindi chiaramente le condizioni ci sono per cominciare a lavorare in parallelo con delle misure che riducano fortemente la congestione stradale. Ridurre la congestione stradale significa appunto trasporto pubblico più veloce, significa anche, mi viene in mente, una corsa in taxi che chiaramente costa molto di meno rispetto ad oggi, perché anche il taxi subisce gli stessi principi del trasporto pubblico. Se io sto fermo, il tassametro, ahimè, cammina comunque. Se il taxi si muove senza congestione, fa più corse e quelle corse costano di meno. Pensiamo anche a tutte le opzioni che oggi ci sono con il car sharing e così via, che si possono solo che moltiplicare se la congestione stradale si riduce. Un ultimo appunto, poi sicuramente avrò modo di tornarci, ci saranno la discussione sugli emendamenti, le dichiarazioni di voto finale. Un ultimo appunto proprio su questo: spesso si dice una misura per ricchi, è una misura che penalizza i poveri e così via. In realtà è l'esatto contrario, innanzitutto perché chi ha meno possibilità economiche per forza o per scelta si muove con il trasporto pubblico, e quindi se io riduco la congestione stradale vado a dare un vantaggio immediato, proprio per l'esempio che facevo prima, a chi oggi è costretto a prendere il trasporto pubblico per diverse ragioni, e quindi trasformo quel trasporto pubblico, lo rendo molto molto più efficiente. Ma è una misura in realtà che aumenta quindi le possibilità di accesso al centro storico, perché proviamo a ragionare per assurdo, questo chiaramente è un principio che possiamo applicare anche sulla sosta tariffata, che è altro argomento che arriverà in quest'aula molto presto. Chiaramente Roma, soprattutto il centro storico o l'area dell'anello ferroviario, ha chiaramente degli spazi limitati. Gli spazi limitati che fisicamente non possono essere accessibili con le automobili, perché l'automobile per sua natura più di 4-5 persone non le può fisicamente trasportare. Quindi se io voglio veramente consentire a tutti di arrivare in centro, non posso che ridurre, disincentivare il traffico privato e allo stesso tempo favorire il trasporto pubblico, perché un'automobile porta 4 persone. Un autobus ne porta 100 in uno spazio poco più grande, quindi per forza io devo mettere in campo misure di questo tipo se voglio rendere veramente accessibile a tutti le aree più centrali o più congestionate della nostra città. Chiudo dicendo, negli indirizzi che abbiamo elaborato in questo provvedimento, in questa delibera, proprio per tale ragione, perché non è una misura che è volta a far cassa ma semplicemente a favorire comportamenti virtuosi del cittadino, è previsto un numero di accessi comunque gratuito, al termine dei quali si comincia a pagare. Sono previsti delle esenzioni
per esempio per i veicoli con più di 3 occupanti, proprio perché il mio intento è far sì che circolino meno automobili nell'ora di punta. Quindi basta, se nessuno vuole prendere l'autobus, se nessuno vuole prendere il taxi, basterebbe che io e il collega Sturni, che abitiamo tutti e due a Centocelle, la mattina quando veniamo qui in Campidoglio andiamo con l'automobile, una volta di Sturni, una volta la mia, ci dividiamo l'automobile e in quel modo non paga nessuno. Quindi ripeto, Presidente, è un provvedimento che serve a incentivare comportamenti virtuosi e non a fare cassa. Grazie.